nell'ambito del decreto liquidità di aprile, che dà l'opportunità alle aziende di utilizzare delle linee di credito anche importanti, nella misura del 25% del fatturato dell'anno precedente, il gruppo FCA, anzi per l'esattezza FCA Italy, quindi la società FCA Italy, ha chiesto a Intesa San Paolo, quindi all'Istituto di Credito Intesa San Paolo, con la garanzia di SACE, la linea di credito pari a 6,3 miliardi, che rappresenta appunto il 25% del fatturato di 27,2 miliardi che FCA Italy ha in Italia appunto, ha chiesto questa linea di credito di 6,3 miliardi che le è stata concessa, inizialmente con le garanzie standard che erano previste nel decreto liquidità, che vado a riassumere velocemente. Garanzie standard sono, e quindi i criteri per l'elargizione sono i seguenti: che non vengano distribuiti dividendi dalla società nell'arco del 2020, che i fondi finanziati vengano impiegati per pagare quindi dipendenti e fornitori e investimenti in Italia, quindi presso stabilimenti e fornitori in Italia, e ultimo che ultimo direi che non ci sono altre clausole. Ricordo che il prestito è concesso per 3 anni e ricordo inoltre che, e qua sta un po' il tema del dibattimento, se così vogliamo considerarlo, che FCA Italy è controllata dalla holding con sede in Olanda, che è una holding di partecipazione. In Olanda ovviamente, come tutti ben sappiamo, la fiscalità e le dinamiche di gestione della governance societaria sono diverse rispetto all'Italia, quindi tematiche di fiscalità molto più generose, quasi nulle nei confronti delle holding di partecipazione, ampia flessibilità della governance societaria, e tra questo viene sempre citato il voto plurimo in assemblea, che dà la possibilità di avere tutta una serie di maggioranze tra virgolette protette. Proseguendo sul dibattito, la capogruppo in Olanda sta, come tutti noi sappiamo, ha siglato un accordo di fusione con PSA, e nell'ambito di questo accordo, ancora di recente, ieri o l'altro ieri, John Elkann ha dichiarato che gli accordi sono scritti nella pietra e vincolati. Che cosa significa questo? Significa che il maxi dividendo che la controllante, quindi la holding di FCA in Olanda, il maxi dividendo, dicevo, di 5,5 miliardi che FCA prenderà nella negoziazione di questa fusione nel primo trimestre del 2021, verranno confermati. Quindi questo è sicuramente la dichiarazione del Presidente, ma è anche la normativa vigente nella sede legale dove è basata la holding di partecipazioni. Il dibattito è molto aperto, e pur rimanendo in un ambito di legalità ovviamente di questa e di piena correttezza di questa operazione, avremo piacere di sentire oggi i nostri interlocutori, che presento velocemente e poi lascio la parola al primo dei nostri discussant. Allora, i nostri interlocutori sono, adesso non so come avete voi il vostro video, allora io vedo in basso a destra Marco Bentivogli, segretario nazionale FIM CISL, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benissimo, vedo Alfredo Altavilla a sinistra, allora presidente di Recordati, consigliere di amministrazione di Telecom, oggi è qui, in realtà a noi interessa molto invece la sua storia pregressa, molto lunga, molto importante, quindi il suo ultimo incarico assolutamente primario di Chief Operating Officer dell'attività EMEA di FCA, appunto EMEA.
Poi abbiamo Franco D'Alfonso, presidente di Alleanza Civica, buongiorno. Poi abbiamo Costanza Musso, Costanza Musso. È scomparsa, sarà andata a farsi un caffè, la presentiamo dopo. Abbiamo Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, buongiorno. Piacere, buongiorno a voi. Abbiamo Claudio Signorile, presidente d'Italia Mediterranea, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo Tonino Gozzi, presidente azionista di Duferco, azienda nel settore dell'energia e del gas, già presidente di Federacciai. Chiederei, se siete d'accordo, una breve introduzione, diciamo di taglio di politica industriale o quello che riterrà opportuno, a Franco D'Alfonso. Grazie mille.